Meloni. Ha chiesto di parlare il deputato Di Stefano, Manlio Di Stefano. Articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Ora io mi chiedo quale unità nazionale stesse rappresentando il Presidente Giorgio Napolitano oggi nell'atto di convocare nel suo ufficio al Quirinale i tre capogruppo di maggioranza al Senato, il Ministro Quagliariello e il Presidente della Commissione Affari Deputato Costituzionali, Di Anna Finocchiaro, per dettare la Deputato linea sulla riforma della legge elettorale. Lei sa, non mi costringa a rileggere l'articolo 90 della Costituzione. Bene, grazie. Deputato De Lorenzis. Deputato De Lorenzis, aveva finito il tempo. Finisca, deputato Di Stefano, finisca. Su, state calmi, siamo tutti calmi. Deputato Di Stefano, allora facciamo così, deputato Di Stefano, lei conclude il suo discorso, si ricordi che oltre l'articolo che lei ha citato della Costituzione c'è l'articolo 90 della Costituzione, conclude il suo ragionamento. E io le ricordo che lei non ha il sapendolo. Ruolo di ricordarmi quello che devo dire. Ma io non sto dicendo quello che deve dire, sto dicendo quello che non deve dire. Che lei sa benissimo. Cosa avrei detto? Che lei sa benissimo. No, cosa avrei detto? Conclude il suo ragionamento. Ha ancora un po' più di un minuto. Un minuto e 27 secondi. Mi chiedo quale unità nazionale stesse rappresentando nell'ignorare i gruppi politici all'opposizione e gli oltre 10 milioni di italiani che essi rappresentano. Mi chiedo in quale articolo della Costituzione sia assegnata al Presidente della Repubblica la responsabilità di proporre o forse dettare la riforma elettorale. E mi chiedo ancora con quale dignità PD, PDL e Scelta Civica possono accettare un tale svilimento del ruolo del Parlamento. Quando abbiamo deciso di diventare una Repubblica presidenziale? Quando abbiamo deciso di abdicare al nostro ruolo di deputati e delegare tutto a un monarca? Presidente, io prendo il rispetto di questa istituzione, del ruolo, e sarebbe bello se la stessa pretesa l'avessimo tutti. Non è possibile più tollerare una continua prevaricazione dei ruoli. Adesso basta. La funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo dice la Costituzione. Mettetevelo in testa. Grazie. Stato Colletti per richiamo al regolamento. Deputati, vi richiamo ad un comportamento corretto. Non esiste. Deputato Lattuca. Maria Dara Spadoni è una parlamentare del Movimento 5 Stelle eletta alla Camera dei Deputati. È di Reggio Emilia, fa parte della Commissione Affari Esteri ed è la prima firmataria della Convenzione di Istanbul contro la violenza alle donne. È una persona particolarmente garbata e gentile e quindi per questo è ancora più strano quello che le è successo ieri in aula. Cosa ti è successo, Edra? Sì, ieri dopo una seduta infuocata Enzo Lattuca del Partito Democratico si è scagliato contro di me. Ricordo che Enzo è comunque un ragazzo abbastanza corpulento e abbastanza alto. Dicevo, si è scagliato contro di me, è arrivato più o meno a 5 cm dal volto, aggredendomi e urlando proprio in modo molto pesante. E mentre si avvicinava, e quindi mentre era proprio davanti al mio volto, a pochi centimetri, ha fatto il gesto di darmi dei pugni ripetutamente. E tu come ti sei sentita in quel momento? Beh, chiaramente non è stata una situazione semplice, perché comunque mi sono ritrovata questo ragazzo, ripeto, alto e corpulento, molto, molto vicino, che mi urlava e gridava contro. Quindi è stata una situazione abbastanza pesante, soprattutto perché comunque avere proprio il pugno, cioè il pugno chiuso, e continuare, cioè proprio ripetutamente fare il gesto di darmi dei pugni, è stato pesante.
Ed è la prima volta che succedono cose del genere in aula? No, non è la prima volta. Diciamo che nel corso di questi mesi ci sono stati, per esempio, nei confronti delle donne, vari apprezzamenti anche molto pesanti. Ci sono state delle minacce. Io ricordo quando appunto un deputato di Scelta Civica un giorno in aula ha tirato fuori una scarpa e voleva lanciarcela contro. Sono state dette anche delle parole offensive, quindi diciamo che no, non è la prima volta che succede. Ieri hai detto che si trattava di una seduta infuocata. Perché? Che cosa stava succedendo? Ieri la seduta era infuocata perché Manlio Di Stefano stava facendo un intervento riguardante quello che era successo ieri, cioè che Napolitano aveva chiamato esponenti del PD, PDL e Scelta Civica per parlare di legge elettorale, quindi proprio mettendo da parte completamente le opposizioni. E Manlio stava facendo appunto un intervento su questo quando la Sereni, più o meno dopo una ventina di secondi, l'ha interrotto dicendo che il suo tempo era scaduto. Normalmente per gli interventi a fine seduta i deputati hanno diritto più o meno o 1 minuto e mezzo o 2 minuti, quindi la cosa non corrispondeva a verità. Siamo stati interrotti per il semplice fatto che era stato nominato il Presidente della Repubblica e già altre volte, sia alla Camera che al Senato, dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle erano stati interrotti, gli era stata tolta la parola perché parlavano del Presidente Napolitano. Questo è assolutamente inaccettabile. In quanto prima firmataria della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, pensi che la Presidente Boldrini interverrà, in questo sgradevole episodio che ti è accaduto? Stamattina ho avuto un incontro con la Presidente, abbiamo avuto un colloquio nel quale mi ha espresso solidarietà. Adesso manderò una lettera all'ufficio di Presidenza chiedendo che la questione appunto venga approfondita, che si faccia luce su quello che è successo. Sono assolutamente convinta che appunto la Presidente Boldrini se ne farà carico, visto che è sempre stata molto attenta al tema proprio della violenza sulle donne, quindi sono sicura che se ne prenderà carico.